Buonasera a tutti, sono Luigi Onorato, se preferite, che purtroppo porta la guida di Janemba con Team Full STR, almeno la guida completa. Dico purtroppo perché non ho altri team con cui la vittoria è sicura. Full fisico, l'ho già portato per Gogeta e in generale non ho fiducia assoluta a usarlo contro Janemba. Extreme AGL, non esistono Super C17 amici. Sono un'illusione. Team Gogeta dovrei aspettare troppo perché mi ci vorrà minimo domani sera per avere Gogeta a tour. E gli altri team non trovo il leader. Volevo portarlo con full tech, essere sincero, ma non trovo Goku Super Saiyan 3 amici Angle. Quindi si va di con full STR. Sarà una guida abbastanza breve, ma poco da farci. Allora, fase 1, unica particolarità, può cambiarvi il colore delle orb. Janemba Ciccione AGL 1 milione di HP, resistenza 20-30%. Niente di eccezionale. Ora, l'ho shottato alla run di prova, quindi non ricordo se lancia come la sua versione originale le special a raffica. Non mi pare. E debole già Link Super Saiyan, quindi lo sfonderemo malissimo, ma malissimo, malissimo, malissimo. Janemba durerà tanto, ma non perché resisterà ai nostri colpi. Dal partire dalla seconda fase inizieremo a vedere il perché dura tanto. Ah no, spamma la special come un pazzo anche così, ok. Vabbè, era prevedibile. Portato Vegeta apposta. Vabbè, Gogeta non int. Il normale. Shottato. Ok, il primo è andato. Fase 2, Super Janemba GL, 1.600.000 HP, riduzione del 20-30%, vi cambia random le orb e come se non bastasse, perché non c'è mai fine al peggio, può evadere gli attacchi. Nel senso che te gli lanci in attacco e lui si decide così da solo, senza alcuna logica, di dire no, non mi va. Te non mi fai danno. Purtroppo la storia è questa, quindi prendiamone atto. Questa battaglia sarà lunga. Proprio per questo avrà una riduzione all'incirca del 25% dei vostri attacchi in questa fase. Può evadere qualsiasi cosa. No, non ha evaso a sto giro e se ne pente. Però può evadere pressappoco qualsiasi cosa. Quindi buttateci un occhio hai visto? Esattamente il dodge classico dei vostri PG. Quindi stateci un attimo attenti perché può essere alquanto fastidioso quando vi evita le special. Tutto quando voi non le potete evitare, quindi vi farà un fottio e mezzo di danno. Con questo team forse questa è l'unica fase minimamente pericolosa. Se devo essere sincero, le altre mi preoccupano di più. Questa un pochino sì, anche perché per ora, cosa che potrebbe cambiare domani, il team non è ancora al massimo della potenza. Domani se invece è un altro Goku Super Saiyan 4 vedete come il team inizia ad avere il cannone portatile. Evita una special, forse è un pochino più del 25. Non penso abbia già il 50 come l'ultima fase, perché ragazzi l'ultima fase ha il 50% di evasione. È un incubo, però. Eh no, questo qua se lo becca in faccia tutto. Questo qua se l'è beccato in faccia tutto, ok. Aia, aia. Questo sarà brutto. Però abbiamo un piccolo vantaggio, ovvero il fatto che abbiamo Goku con la difesa un po' aumentata. 100.000 per sicurezza. Spero di riuscire. Intanto sentite come i conigli fanno quello che non devono fare. Ma ormai, tra Priscilla che russa, l'altra che distrugge casa, ne avete sentite di cotte di crude, quindi non è una novità. Vediamo un pochino se ci evita. Se non ci evita, la battaglia è quasi finita. Ci avrei scommesso che lanciava la special, dannato. Ci avrei scommesso, ma a sto giro non mi becchia. Eh no.
Allora, dai, vabbè. Sarà un po' più lunga, come vi ho detto, non è lunga per la difficoltà, ma perché eviterà metà dei vostri attacchi. È fatta apposta così lungo. Team migliore per farlo fuori di quelli che ho provato è il Full AGL, perché shottate questa fase, shottate la fase STR, quindi siete molto veloci. L'STR dovrebbe shottare la prossima, la fase STR invece, quindi va un po' a gusti in realtà. Questo è l'ultimo turno di tanking, quindi nel caso peggiore facciamo così, ma speriamo di chiuderla, che non si è beccato un danno. Lui lo reputo quasi impossibile da fare con Team Free to Play per colpa di sta roba. Non puoi con Team Free to Play non far danno. Lui ha troppa vita. Nella fase finale ha comunque più di 2 milioni di vita. No, morto. Ok, fase 3. La fase 3 è sempre Super Janemba, Int, 2 milioni d'HP, riduzione del danno 40%, evasione sempre 40%. Penso sia un po' più alta, sarà 40-50%. Non vi può cambiare le orb come cavolo vuole, perché lo vuole come vuole. E come per gli altri, si deve provare a sfondarlo il prima possibile. Non dura come l'altro, dato che non ha resistenze, però è un pochino una rottura di scatole. Io adotto sempre il team doppio DPS, doppio DPS, mono DPS secondario in questo caso. No, in questo caso è mono DPS secondario, evitato, figurati se non evitava, tank e doppio buffer, lo reputo ancora quello che gira meglio, è evitato anche questo. Vediamo se evita anche questo, facciamo 3 su 3, no, questo lo becca, per quanto può servire. Basta che lo becchi un Goku per fargli pentire di essere nato. È fatta bene come battaglia. È una difficoltà artificiale perché va tutto sulla fortuna. Però è un qualcosina di più complesso del solito. Questo qua nella boss rush è un incubo, questo boss. Ok, potrebbe morire male. Vediamo il potrebbe. Sì, eccoci. Proprio ok, non penso possa shottarci, però è vicino a farlo. Non voglio la perfect run, non mi serve. La farò con Full AGL, la perfetteranno, no, no, ho già registrato con Full AGL, quindi non la vedremo una perfetteranno, forse con Full Super lo sfondo malissimo, se trovassi di Vegeta Blue potrei, no, meglio senza, mi farò abbastanza male, ok, vediamo se riusciamo a ucciderlo. Va molto a culo, ragazzi. In battaglia ci sta che sia un po' più difficile, ma no. Oh, ok, è morto. Ok. Allora, Priscilla, perché? Fase finale Janemba STR Tour. Allora, 2,5 milioni di vita. Quindi non è shottabile almeno dal mio team. 40-50% di riduzione danni, 40-50% di evasione. In confronto a quello che abbiamo vissuto finora, non ha evaso nulla. È peggio di un politico italiano come evasione. Molto peggio di un politico italiano. Qua o subiamo danni pressappoco infiniti, direi. Ma tipo, all'incirca. Cavolo, il mio Goku è arrivato a un bel pochino di difesa, eh. Non è così in più. Ma tanto con l'evasione che ha, facciamo finta che il suo attacco l'ha evaso.
Vediamo un pochino quanti danni ci becchiamo su 200. Non dovrebbe poter evadere il Dokkan, da quello che so. Però mi aspetto di tutto, avrebbe evaso comunque l'attacco. Freghiamocene. Non dovrebbe poter evadere il Dokkan, ma è sempre un non dovrebbe. No, si è beccato un critico in faccia sto giro, eh. Ok, ahia. Ahia 2. Allora. È comica la situazione dei conigli quando si pulisce il tappeto. Davvero, anche perché tanto vincono loro, quindi non puoi far nulla. Sta attenta. Come lo scorso turno, qua va a culo se parte o no l'evasione. Ho usato un draghetto perché probabilmente ci shotterebbe male se lancia la special contro Bardak. Possiamo perdere le scommesse su se lo becchiamo o no. 50-50. Ah, l'abbiamo beccato, può morire. Morto. Alla fin fine, ragazzi, è una cavolata. Esattamente come Gogeta. È un 50 stamina cavolata, non è ai livelli di Bardak della fase 3 di King Buu, che non ha il minimo senso di esistere con alcuni team. È una cavolata bella e buona. Può essere un problemino perché in alcuni modi rompe evadendo tutto quanto, ma niente di davvero terribile e terrificante. Comunque, questa era la guida, battaglia medio facile, come avete visto. Non so se è fattibile con tutti i team. Queste due battaglie non so se sono fattibili con tutti i team. Team fisico temo che ribuschi talmente tanto da questa battaglia che la metà basta. Team extreme circa. Team extreme bisogna modificarselo un attimino e non portare il solito, ma ci proveremo, ci proveremo. Quindi grazie per aver seguito e noi ci vediamo con le prossime guide. Questo video dovrebbe essere uscito sabato. Quindi io quando questo video uscirà sarò in treno. No, è Non impossibile che sarò decina. in treno. Come faccio a Non pubblicarlo? decina. Vabbè, probabilmente sarò in treno e avrò detto a uno degli admin di pubblicarlo, oppure sarò al comico. Quindi vi auguro una buona giornata. Ci vediamo stasera, forse in live con Adriano. E in bocca al lupo a tutti quanti. Buoni pull, buone battaglie. E alla prossima. Un saluto da me e da Primo.